Buonasera a tutti e bentornati con l'appuntamento consueto del lunedì su Canale 66. Questa sera abbiamo lo studio pieno di graditi ospiti, quindi finalmente il nostro studio numeroso per questo approfondimento sportivo. Vado subito a presentare gli ospiti. Innanzitutto saluto Francesco. Dopo l'influenza stai bene? Sì, abbastanza. Quindi ritorniamo ad avere la mia squadra completa. Poi ringraziamo Stefano Giaratana. Per la prima volta nei nostri studi, ricordiamo Stefano di Caltagirone, ma gioca nell'Atletico Gela, la seconda squadra della città di Gela in promozione. Grazie Stefano. Buonasera, con te parleremo del cambio di promozione. E poi ritorna nei nostri studi Samuel Boncompagni, mister del Militello, non più da solo, ma finalmente ci ha portato due giocatori e quindi abbiamo il piacere di avere il capitano del Militello, Salvo Cannate. Ti ringrazio per accettato il nostro invito. E Medulla. Salvo Medulla, ci chiamiamo tutti Salvo, quindi siamo a posto, non ci possiamo sbagliare, tutti e tre Salvo. E quindi io, prima di addentrarci sui campionati, ovviamente dal campionato di Serie D fino alla prima categoria, do la linea a Molli per i risultati della giornata di ieri. Ricordiamo che si è giocato dalla Serie D al campionato di promozione, la prima categoria non ha giocato il due turni di riposo, ha recuperato l'incontro solo il Militello, e quindi praticamente la linea a Molli per i risultati della Serie D alla promozione, e poi noi ci ritroviamo subito dopo con i nostri ospiti per addentrarci sulla giornata di ieri. La linea a te, Molli. Ben ritrovati, il consueto appuntamento con Lunedì Sport e il collegamento con Studio 2. Ovviamente anche oggi andremo a leggere la classifica delle squadre calcistiche siciliane, ma prima vi ricordo che abbiamo lanciato nelle precedenti settimane un indirizzo mail che è lunedisport66@tiscali.it, che dà la possibilità alle associazioni sportive di essere insieme a te come ospite nel programma Lunedì Sport, e a tutti i tifosi di avere la possibilità di rivolgerti qualche domanda poi da commentare in studio, ma questo lo vedremo dopo nel prossimo collegamento. Adesso andiamo a leggere la classifica delle squadre sportive siciliane. Serie D, Girone I, Città di Siracusa, Agropoli 1-0, Frattese, Città di Scordia 4-0, Leonfortese Aversa 1-1, Rucella Sarnese 3-2. Rende Noto 1-0, Marsala Reggio Calabria 0-0, Vibunese Palmese 4-1, Vigor Lamezia Gebilson 1-0, Cavese Due Torri 3-1. Classifica Serie D, Girone I, Cavese 55 punti, Frattese 51, Città di Siracusa 51 punti, Reggio Calabria 40, Aversa 38 punti, Vibunese 37, Leonfortese 35 punti, Sarnese 34 punti insieme a Due Torri, Noto 31 punti insieme all'Agropoli, Gragnano 30 punti, Marsala 29, Palmese 29, Roccella 29 punti, Rende 27 punti, Gebilson 23, Vibo Lamezia 21 punti, Scordia 17 punti. Eccellenza Girone B, Catania San Pio X Modica Calcio 4-3, Città di Rosolini Giarre Calcio 2-0, Messina Milazzo 0-1, Igea Virtus Atletico Catania 5-1, Orlandina Palazzolo 0-12, Sicula Leonzio Troina 0-0, Taormina Cireale 1-0, Via Grande Rocca di Capriglione 2-2. Classifica Eccellenza Girone B, Igea Virtus 51 punti, sono invece 44 punti Leonzio e Taormina, Rocca di Capriglione 43 punti insieme ad Acireale, Troina 41 punti, Palazzolo 37, Giara 31 punti insieme a Catania San Pio X, Milazzo 30 punti, Rosolini 28 punti, Via Grande 24, Modica Calcio 12 punti insieme al Messina, e Atletico Catania 11 punti, Orlandina 6 punti. Promozione Girone D, Atletico Gela Aragona 6-0, Canicattì Marina di Aracusa non disputata, Comiso Polisportiva Palma 1-0, Licata Calcio Macchitella Gela 2-1, Ragusa Calcio Atletico Caltanissetta 3-0, Ravanusa Santa Croce non disputata, Nissa New Team Ragusa 2-0, Riposa Castel Termini.
Classifica promozione girone D, Sport Club Nissa 53 punti, Licata Calcio 45, Ragusa Calcio 39 punti insieme all'Atletico Gela, Canicattì 35 punti, Santa Croce 28, Aragona 26 punti, Marina di Ragusa 25 punti, Atletico Caltanissetta 23 punti insieme a New Team Ragusa, Machitella Gela 22 punti, Comiso 19 punti insieme a Castel Termini, Ravanusa 16 punti, Polisportiva Palma 12 punti. Terza categoria girone Ragusa, Ispica Junior Vittoria 11-0, San Giorgio Vizzini Calcio non disputata, Atletico Vittoria Donna Lucata non disputare, disputata, scusate, Real Ganzaria Chiaramonte 3-0. Classifica terza categoria girone unico Ragusa, Virtus Ispica 22 punti, Vizzini Calcio 19, Chiaramonte 16 punti, San Giorgio Ragusa 13 punti, Real Ganzaria 11 punti, Junior Vittoria 8, Donna Lucata 4 punti, Atletico Vittoria 0. Ecco, grazie Molly per il tuo intervento. Per i risultati che ci hai appena detto delle categorie, poi ci risentiremo tra poco durante la trasmissione per vedere se alcuni tifosi o comunque altre società ci hanno dato il piacere di interagire con noi nella nostra, con la nostra email. Allora io partirei subito, Francesco, con la Serie D e poi vediamo se i nostri ospiti magari chiediamo qualcosa sullo Scordia. Purtroppo la situazione è peggiorata notevolmente, caro Francesco. Lo Scordia è, mi sembra che è la quarta sconfitta. Sconfitta di seguito. Ecco, ieri quando scusate il tono della Napoli, tu Frattese. Sì, sulla, con la Frattese, scusate il tono della voce, ma mi sto riprendendo pian pianino. Sì, ha perso 4-0 con la Frattese, hanno giocato una partita non molto bene e quindi lo Scordia, la situazione si è complicata ancora di più. Speriamo, ripeto sempre, speriamo bene per lo Scordia, perché la vedo male. Ecco, vediamo il risultato. Io, scusami Salvo, ho avuto modo di sentire il direttore generale Gaetano Albergamo, che salutiamo, e purtroppo per impegni lavorativi non mi ha potuto, non è venuto qui in trasmissione. Sì, non è potuto venire in trasmissione, non ho potuto scambiare quattro chiacchiere con lui perché stava lavorando, e quindi però era un pochettino amareggiato per la partita e non aveva neanche voglia di parlare. Speriamo che si riprendano presto e... Però vediamo la classifica, l'abbiamo lasciata quando sono venuti loro, è venuto Gaetano in studio, lo Scordia era penultimo. Quindi praticamente con queste quattro sconfitte consecutive, ultima quella di ieri, poi mercoledì hanno perso il turno infrasettimanale con la Fibonese, la situazione è peggiorata, perché se consideriamo che Lamezia e Gelbison, la classifica da aggiornare anche tra l'altro, perché Lamezia è insieme al Gelbison a 23, e comunque sono a 6 punti dalle due squadre, sì, quindi, 6 punti della zona play-out. Quindi praticamente sta rischiando ora addirittura la retrocessione diretta. Se continua con qualche altra ancora sconfitta non è neanche play-out. Quindi me, purtroppo, no? La situazione è pesantissima. Ora domenica giocheranno in casa con il Gragnano, la squadra napoletana, quindi credo a sto punto dovrebbe essere l'ultima chance per lo Scordia. Salvo, domenica... io faccio intervenire Salvo Cannata del Militello, che ne pensi tu di questa situazione? Sì, perché è anche vero, una squadra che si deve salvare, le partite dentro casa li deve vincere. Io vedo lo Scordia in una situazione molto molto delicata, però mi auguro bene per il mister Natale, che oltre ad essere un mister è anche un amico per noi di Militello e anche per la piazza di Scordia, perché diciamo siamo come se fossimo dei cugini, quindi speriamo bene, ma la vedo molto molto difficile. Secondo te, dico, l'ultima domenica gioco in casa con il Gragnano, secondo te è l'ultima possibilità, credo, no? Secondo me sì, perché già siamo a 6 punti della zona playout vedendo la classifica, quindi è rimasta l'ultima chance domenica. Secondo me proprio sì. Ecco. Francesco, tu sei d'accordo? Dico, l'ultima sì, chance domenica col Gragnano. Guarda, se domenica non fanno un risultato, cioè, possono dire, secondo me possono purtroppo, dire. Purtroppo è la verità. Purtroppo è la verità. Almeno, cioè, la partita è difficile, però devono fare i punti. Se non fanno punti, difficile che pronosticare una vittoria, però ce la devono mettere tutta, per quantomeno per vedere di tentare di arrivare ai play-out. Se no, si mettono il cuore in pace per quest'anno. Pazienza, diciamolo così simpaticamente. E dico, tu Stefano, che ne pensi? Dico, anche tu, dico, l'ultima chance è domenica, lo Scordia. Sì, anche perché Lamezia e Gelbison sono forzate come squadre. Non quindi sono più quelle delle... 6 punti sono 6 punti. Sì, sì, esatto. Quindi mister buon compagno, secondo te? No, c'è poco da dire, poco da aggiungere a quello che hanno detto loro. Le quindi partite situazione in casa, brutta. Le partite in casa si devono vincere. Poi, se poi anche...
fare qualche punticino fuori casa non sarebbe nemmeno male. Quindi situazione ormai, diciamo, peccato per lo Scorri, la squadra del Calatino, situazione delicatissima e complicata. È un peccato anche perché ha fatto un percorso alla promozione, eccellenza, fino ad arrivare in Serie D, e quindi ritornare un'altra volta in eccellenza e non poter, diciamo, riuscire a salvare la Serie D è un peccato. Vabbè, togliendo la partita, sì, di... secondo te, scusami, togliendo la partita di ieri, 4-0, nel turno settimanale hanno perso la partita al 94esimo, quindi sono pure sfortunati. Un po' di sfortuna, però giustamente sono a 6 punti dai play-out, e è difficile, quindi non ci vorremmo trovare la situazione del mister Serafino attualmente. Speriamo che ce la possano fare, anche se, ripeto, è difficile almeno agganciare il treno dei play-out, che è quello più accessibile. La salvezza diretta ormai è un'utopia, è impossibile. Poi le fasi di play-out, le fasi finali dei play-out sono sempre partite secche, quindi una partita secca può cambiare tutto. Purtroppo il discorso è andare a prendere questi 6 punti. Certo, speriamo bene domenica. Le altre partite, il Noto che ha perso ieri sul neutro di Paola con il Rende nella parte finale della partita, quindi 3 sconfitte consecutive. L'unica squadra siciliana che sta degnamente rappresentando la Serie D, la Leon Fortese e il Due Torri. La Leon Fortese addirittura è una rivelazione. Anche il Siracusa, a parte il Siracusa, ci stavo arrivando dopo, perché il Siracusa è costruito per vincere, per andare in Lega Pro, però sto parlando con le squadre che, diciamo, sì, che devono salvarsi, la rivelazione, la Leon Fortese, e che addirittura si parla di playoff, anche se ovviamente l'obiettivo è la salvezza. Mentre il Siracusa, Francesco, ieri sì, ieri il Siracusa ha vinto 1-0 e sta facendo bene, cioè in casa sta vincendo e fuori sta cercando di andare a prendere il punticino. Però anche il Siracusa è anche lì per... Quindi sarà una lotta tra le due napoletane. Sì. Comunque per quanto riguarda questo campionato, secondo me l'IGM sembra che... No, quella è l'Eccellenza. La Cavese, Cavese. Cavese, Cavese e Frattesi. Perfetto. Scusate, però un voto di memoria. E la Cavese, la Frattese e il Siracusa, secondo te, Salvo Cannata, le tre squadre che potrebbero... Mi piace tanto il Siracusa. Prima di tutto è una piazza dove la categoria c'è stata sempre. E poi, secondo me... È una squadra siciliana. Giustamente, noi siamo siciliani. Medullo, sì. Ti farò per il Siracusa. Bravissimo. Mister Boncompagni, sul Siracusa qualcosina da dire? Sono squadre, sono società, sono piazze che non possono passare anonime, capito? Cioè, non è una matricola, una... Quindi ci sarà la possibilità per il Siracusa di andare in Lega Pro almeno? Ma certo, io penso di sì, perché sono società che sono state fatte per fare bene, non puoi sbagliare, capito? Sono blasoni importanti, quindi devi per forza non fare un campionato anonimo, capito? Il Siracusa merita altri palcoscenici, certo, perché non si può permettere di stare in queste categorie, per quel che mi riguarda, e penso siano d'accordo. Ecco. E noi scendiamo di categoria, passiamo al campionato di eccellenza Girone B, anche se 2 secondi apro una parentesi sul Girone A, perché c'è il Gela, che è la prima squadra che merita un po' di attenzione. La squadra gelese è in testa alla classifica insieme alla San Catanese e Dattilo Nuoro, anche se è successo un piccolo episodio dispiacevole sabato nell'anticipo. Il Gela ha pareggiato 1-1, però la partita, almeno la società giallorossa, ha fatto subito un ricorso in Lega, perché hanno dichiarato che sono stati aggrediti sabato a Mondello, quindi al pullman all'arrivo della squadra è stata una tensione, quindi non sono scesi in campo con cognizione di causa, quindi, cioè, secondo loro il risultato 1-1 è pro forma. Quindi il legale della squadra giallorossa ha presentato il ricorso, lo presenterà anche a Roma per chiedere la vittoria a tavolino, perché i giocatori sono stati hanno avuto delle minacce, quindi non sono scesi con la giusta concentrazione, quindi è una partita che sarà decisa poi dal giudice sportivo. Intanto il risultato è 1-1 al termine dei tempi, del termine regolamentare, quindi va un punto, e sono primi in classifica insieme alla San Cataldese e al Dattilo Nuoro, che hanno entrambe le tre squadre pareggiate, quindi sono tutte e tre in testa al girone A. Nel girone B invece l'Igea Virtus continua la sua marcia, infatti grazie alla regia che ci fa vedere i risultati, ha battuto 5-1 Atletico Catania. E poi questo risultato tennistico, come sempre, l'Orlandina addirittura che perde in casa 12-0, anche se il Palazzolo, ahimè, poteva anche fermarsi sul 6-0, non so per quale motivo hanno continuato, comunque cose loro. 0-12, sembra una partita di tennis, un rispetto per l'Orlandina, comunque sono tutti ragazzini di 16 anni, non è corretto secondo me, anche se il tuo collega Samuel, il bravissimo Alfredo, allenatore del Comiso, diceva che come fanno i tedeschi, non bisogna guardare in faccia, perché quando ti trovi con questi avversari devi comunque andare avanti, anche se io non sono d'accordo, tu che ne pensi?
No, sono d'accordo con te. Stiamo parlando comunque di categorie. Le categorie sono quelle che sono, cioè io posso capire situazioni del genere in, però 12 in Serie A, in campionati più importanti, però cioè alla fine i risultati. Una sorta di rispetto anche per quei ragazzini che vengono in campo scendono e non in onore della maglia per salvare la faccia, la faccia, e poi certo è un po' umiliante sinceramente. Qualcuno ha detto su internet, diceva del Palazzolo, purtroppo diceva più imbarazzante, dice non fare i gol, perché dice come fai ad andare avanti e poi ritorna indietro. Qualcuno c'è, qua c'è una tesi che molti sostengono che andare avanti e non fare il gol è più imbarazzante, li umili di più. Qualcuno dice che se segni è peggio, quindi alla fine che bisogna salvo Cannata. Secondo me quello che conta è portare i 3 punti a casa, quindi non conta fine fare 20 gol, 18 gol, 10 gol. Alla fine quello che conta non è portare, andando a divertirsi, e portare i 3 punti a casa, perché io gioco sì per divertirmi, perché è scontato, ma per me si deve vincere. Certo, non ce ne voglio... si deve divertire, ecco. Va a giocare agli campetti. Bravissimo. Non ce ne voglio gli amici di Palazzolo, ovviamente. Poi per le partite, certo, è nata così, è finita così. L'Orlandino ormai sta cercando di completare il campionato, poi si vedrà, anche se la società è ovviamente in crisi netta economica. Francesco, su questo episodio. Sì, sono d'accordo con quello che diceva Salvo per quanto riguarda che le partite bisogna sempre vincerle tutte. È anche vero che vincerle e chiuderle, certo, perché se tu sei sul 2-0 e vedi quella squadra che ti attacca per cercare di recuperare, perché poi facendo il 2-1 ti gasa, l'altra la squadra si gasa e può arrivare il pareggio. Quindi riguardo, apro e chiudo una parentesi riguardo al Palazzolo, poteva fermarsi benissimo sul 5-0, basta, fermati e basta, chiuso il discorso. Cioè perché stai, esatto, perché stai giocando con dei ragazzini che scendono solo per onore di firma. Sono d'accordo con te, chiudi la partita e fai girare la palla. Basta. Certo, nel rispetto dei ragazzi, dei ragazzini, perché tu c'è, che senso c'è a continuare? Li hai umiliati ancora di più. Certo. Purtroppo poi questo risultato che ogni registriamo ogni domenica. Passando velocemente alla Leonzio, è stata bloccata in casa dal Troina. La sorpresa della giornata è il Taormina, grande entusiasmo a Taormina, addirittura hanno battuto la Cirreale 1-0, più di 1000 spettatori allo stadio Bacigalupo di Taormina, e addirittura il Taormina a rivelazione, secondo in classifica, e la lotta per i playoff, per addirittura per il salto di categoria, che non era mai avvenuto a Taormina così questo. Quindi Samuel, che ne pensi? Una sorpresa questo Taormina? Ma sì, una sorpresa, anche perché Taormina non era stato fatto secondo me per fare il salto di categoria, non era stato formato, hanno fatto degli innesti a dicembre, quindi sicuramente poi si trovavano là sopra, a questo punto stanno tentando di fare il possibile per il salto di categoria, e se lo meritano perché stanno facendo bene. Certo, quindi per quanto riguarda invece la Leonzio, avrebbe questo pareggio col Troina in casa, e Ligia Virtus, che credo che secondo te ormai, Samuel, che ne pensi? Dovrebbe essere la candidata, sì, al salto di categoria. Sì, sì, quello sì. Quindi siete d'accordo su Ligia Virtus? Sì, sì. Ormai. Per quanto riguarda invece le zone basse della classifica, purtroppo registriamo, Francesco, sempre come sempre il Modica, se parliamo, sì, sempre della stessa cosa ogni settimana, purtroppo il Modica non c'è, non niente da fare. Niente, anche una sconfitta ieri, quindi la situazione anche a Modica come la vedi? No, è messa male, perché hanno avuto problemi, anche se si sono rinforzati. Ieri ho visto un'intervista dell'allenatore della San Pio X, Carlo Breve, che salutiamo, che è stato pure qui il nostro allenatore. Sì, è stato allenato del Caltagirone in Serie D, se non, esatto, mi sbaglio. Sì, ai tempi di Busetta. Quando avevamo Mister Busetta. Mister Busetta, sì, allenatore. Lui giocava con noi, no? Sì, sì, sì. Lui è stato chiamato lì alla San Pio. Carlo Breve. E sta facendo dei buoni risultati. E ieri diceva, noi col Modica abbiamo visto un Modica ammesso, cioè non ha lasciato nulla. Addirittura, da come diceva Carlo, quasi quasi anche potevano anche pareggiare la partita, però 4, perché finita 4-3 la partita, però 5 sconfitte consecutive ormai. 5, però siccome hanno preso qualche giocatore per cercare di salvare i salvabili, perché lì a Modica la situazione è messa male, cioè non si sta capendo più niente, chi è il presidente, si sono dimessi tutti i soci, dirigenti ex accade, poi sono ritornati un gruppo di imprenditori, c'è una situazione disastrosa, quindi anche per il Modica la vedo. Ma la stiamo avendo male, purtroppo. Dispiace dirlo, perché purtroppo sono squadre siciliane, squadre che sono, diciamo, vicine a noi, però non è male come squadra, qualche bel nome ce l'ha. Sì, 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 ma infatti il Modica, cioè. Sì, 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 ma il Modica, sì. Sì, sono andati in vantaggio loro, diciamo, però giustamente.
quello che conta alla fine sono il risultato. Purtroppo a livello societario, caro Francesco, non è solo il Modica, qua parliamo, ecco, voglio aprire una cosa velocemente anche perché i nostri ospiti poi non debbono, tocchiamo il tasto dolente, vediamo quel caso che è successo a Catania, siamo aperti, il risultato della situazione a Catania è messa male a livello societario, quindi cosa ci puoi dire qualcosa sul Catania? Ma quello che ti posso dire, Salvo, la situazione sta diventando brutta. Penso che il Catania è diventato bravo. Io non volevo sbilanciarmi più di tanto, secondo che non so neanche se il Catania, guarda, ora mi sbilancio, non so neanche se finisce il campionato. Io lavoro a Catania. Tu cosa ci puoi dire, Salvo Cannata, che lavorando visto a Catania, che non è informato su tutti, parlando con alcuni colleghi miei che lavorano con me e fanno parte anche della tifoseria del Catania. C'è una città molto delusa. Soprattutto per le note vicissitudini del presidente, che è successo, come noi sappiamo tutti, non mi va di dire quello che è successo, ma sappiamo tutti agli occhi di tutti. Però scusami se ti interrompo, io voglio spezzare, perché questa trasmissione, oltre a ovviamente a parlare di calcio, è giusto che dobbiamo anche spezzare un po'. Dico, mi ricordo di un oiettatore che parlava di crisi societari, quindi compagni, ecco, ne può sapere qualcosa, e quindi ricordiamo queste aree. No, Salvo, scusami, parlava di crisi di iettatore, ma non lo so se Samuel conosce questa persona, con lui parte tutto. Dico, no, si diceva sempre di crisi finanziarie, cose, guarda caso succedevano, però alla fine. A parte questo, dico, il Catania, noi parliamo ovviamente di calcio dilettantissimo, quindi non dobbiamo aprire finestre. Io ho aperto una finestra e la chiudiamo subito, perché ci dobbiamo parlare delle cose nostre, però apriamo una piccola serranda, come si però praticamente il Catania, la situazione è grave, addirittura si dice che potrebbero non presentarsi, si parla di stipendi non pagati, quindi qua potremmo fare altro che discorsi, caro. Si parla che una città come Catania di un milione di abitanti, non questo avere una squadra nelle alte categorie come Serie B, Serie C. E quindi, caro Salvo, ti dico una cosa importante: difendiamo ora i nostri interessi. In che senso? Vorrei dire, alcuni tifosi che sono fissati con la Serie B, la Serie A, è giusto, tutti abbiamo le squadre, visto che significa, se diceva il Catania in Serie A, ecco, prendiamo, non critichiamo i piccoli centri, oppure noi che facciamo la prima di promozione, ma io che mi vado a dire la prima di promozione senza programmazione, l'ha visto cosa succede anche nei grandi club, quindi non vuol dire, non c'è niente di sicuro, di certo non c'è niente, anche una squadra di Serie A può chiudere i battenti, non è detto che solo la promozione, la prima categoria dobbiamo essere quelli che dobbiamo soffrire economicamente. Il Messina era una squadra di Serie A, quindi. Quindi è giusto che dire queste cose. Allora ritorniamo subito, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere, per quanto riguarda sempre la situazione del Catania, ieri seguivo così il discorso sì, del Catania. Sì, chiudiamo subito così passiamo ad altro. Alla promozione. Niente, dicevo questo, esatto. Io seguivo ieri sera Penalty e sinceramente c'erano due ospiti là, un avvocato e un tifoso del Catania che era un giornalista. E sentirli parlare mi sono un pochettino, sono rimasto deluso, perché non pensavo che il Catania si potesse trovare in questa situazione così brutta. Avevo intuito che c'era qualcosa, però così grave no. Grazie sempre. Lasciamo perdere le discussioni, insomma, ormai le pensi per pazienza. Dispiace, perché io l'ho seguito pure il Catania, sono un simpatizzante di quella squadra. Quindi, però vedremo cosa succederà. Allora, passiamo velocemente al campionato di promozione, girone D, e qui abbiamo Stefano Giaradana, che è il diretto interessato, che ricordiamo gioca nell'Atletico Gela, seconda squadra di Gela. Ieri Stefano 6-0 contro l'Aragona, al Vincenzo Presti, giusto? Sì, quindi abbiamo Stefano Giaradana, Navanzino di Caltagirone, sì, Navanzino. E Polesse, che ormai diciamo caltagironese perché sì, praticamente acquisito. Ora si è aggregato anche a noi Luca Commendatore, che è gelese. No, Luca Commendatore, se mi dico, di Caltagirone, sì, non sì. Lo sapevo, pensavo che era di Gela. No, è venuto con noi e ora diciamo deve scontare 4 giornate di squalifica. Ci vuoi dire questa partita ieri, 6-0? Sì, comunque un Aragona che aveva ormai... C'era sì, hanno smantellato, esatto. Quindi è una squadra che è in bassa classifica. Sì, volevano solo salvarsi, stavano raggiungendo anche i playoff, però poi hanno deciso così. Quindi il vostro obiettivo è, attualmente siete dove in classifica? Siamo terzi a pari punti con Ragusa, però abbiamo anche un punto di penalizzazione per vicissitudini della società, e siamo terzi a pari punti con Ragusa. Quindi abbiamo avuto anche occasioni per arrivare ai secondi, ma non abbiamo preso il treno, giusto, ecco. 39 sì, con il Ragusa. Esatto, sì. Quindi la Nissa, però ormai il discorso primo posto, Stefano, chiuso, no? Sì, la Nissa
avevi inciampato, diciamo, potevamo prendere questo treno, però ormai per la vedenza in eccellenza. Idem con Licata, Licata stesso si era bloccato e noi non siamo riusciti ad aggravare. Quindi ormai la vostra posizione penso dovrebbe essere lottare per il terzo posto. Ma se si può, perché hanno anche il secondo, giustamente. Noi ci proviamo, giustamente. Vediamo quello ciò che semiamo, raccogliamo. E domenica dove giocate? Domenica siamo a Palma di Montechiaro, una bella partita tosta. Sulla carta pensa dovrebbe essere. Dovrebbe essere facile, giustamente, però sempre fuori niente. Casa, in casa loro, squadra che si deve salvare. Speriamo bene. Ti voglio dire una cosa, una squadra che è terza in classifica non deve avere paura nemmeno. No, ma non è paura, per carità, giustamente è affrontarla col piglio giusto. Certo, non è una paura, giustamente, assolutamente. Sì. Non esiste. Perché la classifica, ho visto la classifica, è molto importante. Sì, sì, ma abbiamo anche gente nello spogliatoio. Che ha fatto parecchi campionati buoni, quindi giustamente sappiamo affrontare bene questa partita. Però oggi con l'ultima in classifica credo che Polisportiva Palma, no, certo, dovrebbe, è difficile la situazione per la squadra di Palma di Montechiaro. Tra l'altro ieri hanno perso, salutiamo Alfredo Nicolosi che allena a Comiso, l'abbiamo avuto lunedì scorso qui nei nostri studi, e aveva vinto ad Aragona 3-2, ora ieri ha fatto una bellissima impresa perché hanno vinto uno scontro diretto Stefano importantissimo, ieri con il Palma 1-0 a Comiso, quindi con questa vittoria hanno agganciato il... Stanno uscendo prima dalla zona... Il Castel, comunque il Castel Termine che arriva. Esatto. Il Ravanusa è agganciato, anche se Ravanusa, Santa Croce e Canicattì Marina di Ragusa, queste due partite sono state rinviate per maltempo, quindi devono essere recuperate, però già il Comiso che sino a un mese fa sembrava già quasi in prima categoria, invece Alfredo, complimenti ad Alfredo, è riuscito a fare quasi un'impresa, perché nessuno si scommette in una situazione brutta come a Comiso, una squadra già spacciata, invece tre vittorie consecutive, giustamente la squadra si è ripresa e può sperare, addirittura con Alfredo parlavamo lunedì di un'eventuale ipotetica salvezza diretta, tu che ne pensi Stefano? Sì, secondo me il Comiso potrebbe realizzarsi, ben attrezzata, sì, anche nel mercato di dicembre grazie all'arrivo di Ivan Rimmaudo, Mirko Currieri, Danilo, sì, possono riuscirci tranquillamente, giusto? Francesco, che ne pensi? Sì, il Comiso? No, innanzitutto volevo fare i complimenti ad Alfredo, lo salutiamo, voglio dire, è stata una bellissima, ho visto il risultato, ha vinto 1-0, una bellissima partita e si vede la mano di Alfredo. Si vede che speriamo, sta facendo. Speriamo che continua così. Io gli auguro di salvarsi, di salvarsi direttamente senza fare... passare dai playout. Certo, senza passare playout. Perfetto, ora noi detto questo ci addentriamo al campionato di prima categoria, anche se sappiamo, come sappiamo tutti, che queste due domeniche il campionato di prima categoria si è fermato per il consueto turno di riposo, ogni febbraio, quindi due turni di riposo. Si sono recuperate solo tre partite la scorsa settimana, si è recuperato nel girone F, il nostro girone, si è recuperato Lineri in Mister Bianco NB 2-1 per il Lineri. E nel girone G l'impresa del Vittoria, dell'Eubea che ha battuto il Vittoria 2-1, e quindi l'Eubea che è lanciatissima nel girone G per il salto in promozione. Mentre ieri pomeriggio abbiamo avuto solo un recupero nel girone F, la partita attesissima, ora ce ne spiegheranno i nostri ospiti diretti interessati, Militello-Megara, che si è conclusa sul risultato di 0-0, una partita che il Militello avrebbe meritato di vincere. C'è stato anche un calcio di rigore che la squadra giallorossa non è riuscita a portare appunto a realizzare con il giocatore a linea, ha colpito il palo e quindi non ha capitalizzato, diciamo, la ghiotta occasione che si era presentata all'11 appunto giallorosso. E mentre quindi la classifica per le Aquile Calatine, quindi la nostra squadra, rimane in testa alla classifica, però in condominio con il Militello, che con questo pareggio aggancia la squadra biancorossa delle Aquile Calatine, quindi ora abbiamo la situazione cambiata, Aquile Calatine e Militello a 34, ovviamente il Militello non ha approfittato di questa situazione, perché se avesse vinto era ovviamente da solo in testa alla classifica. Ma il calcio è questo, comunque un campionato eccezionale che sta facendo la squadra di Militello. Quindi poi abbiamo Salvo Cannata, che gli faccio i complimenti innanzitutto, a parte come giocatore che è bravo, e quindi ci può dare una mano Francesco in questa trasmissione. Sì, Salvo sì. Cannata, che è preparato in tutti i campionati. Sicuramente. Quindi ora gli facciamo, lo prenderemo e gli faremo un contratto. Buono. Ora ci dico al presidente Gambera che me lo può svincolare, non so se si può fare ancora. Penso di no. Vabbè, per le liste, ma lo prendiamo lo stesso. E non ci sono problemi. E quindi 0-0, io sono tifoso delle Aquile Calatine, Cannata lo sa pure, Samuel Boncomagni c'ha la testa piena, non mi sopporta più. Io sono da un lato contento, perché mi dispiace, io comunque faccio una presa, voglio bene gli amici di Militello, è inutile che mi faccia perché mi conoscete, però sono contento indirettamente, perché così siamo rimasti ancora in testa, Salvo Cannata. Però almeno per poco tempo me lo devi fare godere questo primo posto, poi magari me lo puoi anche levare. Fate bene a godere il primo posto. Salvuccio, dai. Che come dico io sempre, il calcio è fatto di episodi. Potevamo essere 2 punti avanti dalle Aquile Calatine, siamo là.
però è anche vero ora che domenica ci sono delle partite molto importanti. Bravissimo. C'è le Aquile che vanno a Dagata, non ci ricordiamo che il Dagata rispetto a noi già ha riposato, noi dobbiamo anche riposare, sia noi il Militello che anche le Aquile. Certo. E ora le carte si sono mischiate, nel senso che noi siamo come Dulla che è bravissimo, riposa il Megara. Ci anticipo, ora io a uno a uno voglio chiedere delle cose, però è bello, da un lato io so che sono amante di questo territorio, mi piace vedere però Aquile, Calatini e Militelli in testa, è bello, dai. Questa è una cosa importante. E chi lo sa se sarà una finale di playoff? Oppure potrebbe essere Salvo Canada, potrebbe essere invece, ti immagini un concludiamo tutte e due in testa alla classifica invece? Sarebbe bello uno spareggio a Camporino con eventuali tempi supplementari. Chi vince va in promozione, chi perde fa i playoff col secondo posto. Perché invece non tifiamo per queste cose? Non è male l'idea, perché a me bene o male siamo. Scusa, ma dobbiamo tifare per queste cose. Squadra del Calatino, quindi. È giusto, Medula, dobbiamo tifare per queste cose. Lasciamo perdere Dagata, sì, le gare, tifiamo invece però per noi stessi. Ancora il campionato è lungo, mancano 7 partite, è difficile. Non, bello, bisogna, non bisogna mai sottovalutare gli avversari. Sarebbe bello questo, un eventuale spareggio. Ipotizziamo con il campo sportivo. Ma non bisogna sottovalutare gli avversari, perché è anche vero che le squadre che sono in basso alla classifica, anche giù in basso ormai si sta. Ci sono squadre che lottano per la salvezza, per non retrocedere. Quindi per la salvezza. Secondo me sono le squadre più toste quelle che sono in basso che quelli che ci troviamo là sopra. Perché andare a incontrare le Aquile che vengono a Militello e siamo a pari punti, sì, è vero, sarà una finale, sarà una partita bellissima. Ma lì, come ieri, è fatto il calcio di episodi. Certo. Ieri, se noi segnavamo quel rigore, la partita, non voglio essere così troppo esagerato, ma finiva sul 3-0. Addirittura. Perché loro erano già un uomo in meno, perché nel rigore c'è stata l'espulsione del difensore, quindi giustamente cambiava la partita. Ecco, Samuele, come l'hai visto questo Megara dopo 2 sconfitte consecutive? È in fase calante oppure come è venuto a Militello? Come si è comportato, indipendentemente dal calcio di rigore? Come l'hai visto questo Megara? Ma a mio avviso Megara è venuto a Militello come ultima spiaggia. Se non faceva nemmeno quel punto, secondo me c'erano poche speranze. Da quello che ho visto ieri mi sono stranizzato sinceramente a vedere come abbia potuto perdere quelle 2 partite per 3-0, 2-0. Lo conoscevamo, non era una novità. In Megara ci sono delle individualità importanti. Anche loro sono stati creati ad agosto per fare il salto di categoria. Purtroppo non hanno avuto, diciamo, una continuità nei risultati e hanno perso un po' di punti, però poi si sono ripresi. Non c'è niente di scontato, ancora c'è tutto aperto. Io sinceramente, per mio carattere, ho paura solo di noi stessi. Non mi preoccupa nessuno, io ho paura solo dei miei ragazzi, sinceramente. Questo è vero, come solitamente c'è paura di noi stessi, si dice solitamente, perché questa è la cosa, una bella risposta, perché mi è piaciuta, perché ovviamente dice non guardo gli avversari. Ci guardo noi stessi, io, qui, perfetto, bravo Samuel. No, non è una questione, l'ho vista sempre così la cosa, perché sono convinto che se la mia squadra gioca come sa giocare ed entra in campo con il giusto appiglio, come sa fare e come abbiamo fatto tante volte, non mi preoccupa nessuno, però se questo non viene meno, allora mi preoccupo. Scusami se mi interrompo un attimo, solo 2 secondi, se vi interrompo poi ci ritroviamo tra pochissimo per riprendere il discorso. Do la linea a Molly, perché praticamente sappiamo che abbiamo scorsa settimana aperto queste mail, questo indirizzo, quindi vediamo, perché so che ci sono arrivate alcune mail non solo da tifosi di Caltagirone che vivono fuori, ma da Rosolini, ci hanno fatto un complimento, però Francesco ci hanno pure richiamato, dobbiamo accettare anche questo. Io l'ho detto sempre, questa trasmissione deve essere anche una critica, dobbiamo accettare pure le critiche. Se sono cose costruttive. Capisco, perché ci ringraziano, però dice ogni tanto potremmo parlare del Rosolini. Però dico, insomma, sì. Il Rosolini è in eccellenza, è un piccolo centro, anzi complimenti, perché mantenere l'eccellenza a Rosolini è importantissimo. Noi ricordiamo tante volte abbiamo giocato il Rosolini, e anzi il Rosolini esiste in eccellenza, noi non ci siamo più, quindi doppio complimento al Rosolini. Noi cerchiamo di seguire tutte le squadre, certo è un po' difficile parlare di tutte le squadre, cerchiamo di anche perché ci seguono tanti da Rosolini, il segnale arriva benissimo a Modica, Rosolini, ci seguono anche da Ispica.
E quindi praticamente, però ovviamente non possiamo coprire tutti i campionati, l'eccellenza perché è un massimo campionato regionale, quindi promettiamo magari la prossima settimana di far qualcosina, di parlare anche in più del Rosolini, che è impegnato nella lotta per non retrocedere. Io do la linea a Molli, vediamo se ci sono delle mail, ci sentiamo tra pochissimo per la parte finale. A te linea Molli. Bene Salvo, adesso è arrivato il momento ovviamente di leggere le mail che hanno inviato tutti i tifosi che seguono la tua trasmissione Lunedì Sport, e ne vado a leggere subito una. Solitamente durante la trasmissione leggiamo ben tre, e quindi andiamo con la prima, e eccola qua. Saluti da Rosolini a te Salvo per la simpatica trasmissione. Se potete parlare anche di noi, che siamo in eccellenza un piccolo centro che riesce ogni anno a mantenere il massimo campionato regionale. Adesso andiamo a leggere un'altra mail. Forza Aquile Caratine, sono Giovanni da Pavia, è stato bello vedere la nostra squadra in testa alla classifica, di questo siamo veramente molto contenti. Se non riusciamo a salire direttamente nei playoff, dobbiamo tutti seguire i nostri ragazzi. Grazie Salvo, Francesco e Molly, grazie alla famiglia Giantini per la bella trasmissione. Ma grazie a te che ci hai scritto, ma ovviamente ci penserà Salvo a commentare questi messaggi una volta gli ridarò la linea. Adesso andiamo a leggere la terza mail. Salvo, ascolta quest'altra. Un saluto da Ravanusa, grazie perché ci seguite da Caltagirone, addirittura date le informazioni anche nella nostra squadra della nostra squadra. Roberto saluta tutta la redazione di Canale 66 di 66 Sport. Bene, a te la linea Salvo, ci rivediamo per i saluti finali. Grazie Molly per il tuo intervento, per le mail che ci hai detto. Noi ci sentiamo poi nella parte finale con i saluti. E Cosamoli, stavamo dicendo il Megara, ora secondo te, per chiudere il discorso sul Megara, dopo due sconfitte e un pareggio, lo chiedo pure anche a Medulla, dico, secondo te il Megara lo dobbiamo mettere fuori? Si deve accontentare solo del qualcosa? La situazione è un po' confusa, si deve accontentare solo del terzo quarto posto e noi dobbiamo pensare Dagata Militello al primo oppure no? Beh, Medulla, secondo te? Da premettere che ci sono tanti scontri diretti, tra cui le Aquile Calatine devono venire a Militello, devono andare ad Augusta e domenica alla ripresa del campionato andranno a Catania a sfidare il Dagata, quindi fra le tre penso che una delle tre si annulla, certo. Da quindi solo. Il Megara ancora se la può fare secondo però, me. Però come dice il mio collega di difesa e capitano e come dice il mister, il calcio è strano, è fatto di episodi e non bisogna mai abbassare la guardia. È anche vero che io... Secondo te Salvo, ecco Carnata, dico, secondo il Megara lo dobbiamo inserire? Secondo me il Megara ha l'attacco più forte del campionato. Io voglio fare i complimenti a Ciccio Migneco e anche a Andrea Di Mauro, perché sono veramente una coppia d'attacco molto forte. Però purtroppo nel Megara non è riuscito. Vabbè, ma è anche vero che ieri mi prendo i meriti, ha preso una gran squadra che ha la miglior difesa. Il Militello ha una miglior difesa. Grazie al nostro carissimo mister. Cioè del mister si vede la mano del mister. Si vede la mano del mister, si vede dappertutto, a centrocampo, in attacco. Apro una parentesi, siamo tutti locali. Quindi, nel senso, noi lottiamo per la maglia, giochiamo per la maglia, giochiamo per il paese. E questa è una bellissima cosa. E nel frattempo ci... Però sappiamo che una cosa di Militello, non perché siete presenti tutti e due, però sappiamo che a parte tutta la scuola, però Medulla e Cannata si parla bene. Dico, anche in altri siti, anche su internet, io certe volte mi aggiorno prima della trasmissione, ho visto che siete, diciamo, voi due i pezzi pregiati allora di Militello. Non siamo noi due per i prezzi di pregiati, siamo magari, posso parlare su di me, che diciamo che posso dire che faccio parte col Militello da un più di 15-16 anni. Addirittura. Quindi ho avuto solamente una parentesi sono stato a Scordia un paio di partite, 4 partite in promozione, ma ho fatto pochi minuti, non ho fatto chissà che cosa. Però sono cresciuto a livello calcistico a Militello. Scusami Salvo, lo dico pure al mister, il calciatore che ieri poi può succedere, che ha mancato il calcio rigore, ha preso il palo ovviamente, si dice così nelle cronache. Alini, Francesco. Questo è un bravissimo calciatore. È un giocatore che ha giocato anche in eccellenza. Quindi non c'è nulla da dire. Dove l'eccellenza era eccellenza. Quindi nulla da dire al giocatore, no. Ci mancherebbe. Purtroppo capita.
E quindi, a parte dico questo, poi dopo il pareggio certo, c'è stato la triplice fischio finale, il rammarico certo di... È stato il rammarico perché è stata una partita molto anche poi nervosa. Ma cos'è successo? Scusate, mister Bongombani, ho saputo qualcosina è successo? Qualche no, qualcosa, qualche battipiccolo? Niente di, di particolare, a fine... le solite discussioni che si fanno. Però dico niente di problematico. Niente di problematico. Ovviamente era una partita sentita, giustamente. Era una partita sentita da entrambi le parti. Però non è successo niente di... No, niente di che, niente. Che alla fine due società sono società del Megara, una persona, una sono delle società. Ma poi la società del Megara sono persone veramente in gamba, quindi non possiamo dire cose che nel modo più assoluto. Francesco, qualcosa su Militello Megara questo, dopo questo pareggio? Io sinceramente tu pensavi che vinceva il Militello? Sì, ecco. Ero più che sicuro che il Militello avrebbe spuntato questa partita sicuramente. Purtroppo, come abbiamo detto e come si dice, le partite sono fatte di episodi. Purtroppo Francesco Alini, non lo stiamo conoscendo ora, ha giocato pure in altre categorie, mi sembra. È un elemento è fondamentale. Però il calcio rigore può capitare a tutti. A parte voi che siete in difesa, ma anche l'attacco, il centro, è tutta un'organizzazione di squadra. Gruppo. Quindi se sbaglia uno, è come se, secondo me, certo. Ma tutto il calcio è collettivo. Quindi. Ma noi si vince insieme e si perde insieme. Ma infatti quindi, noi se lottiamo, lottiamo tutti insieme. Tutti. E poi dal portiere all'attaccante. Anzi, è una cosa voglio dire, voglio aggiungere, un compagno che sbaglia, secondo me, va aiutato. No, che certo, magari c'è quel giocatore che sente la partita e al posto magari di dire non ti preoccupare, dai, andiamo, giochiamo, continuiamo, ci sono altri giocatori che non fanno così. Sì. Cioè praticamente ha sbagliato, ad esempio, il vostro esempio, che il vostro amico, il vostro collega ha sbagliato il rigore. Dai, continuiamo. Infatti, non è successo niente. Subito, perché oggi a lui ha incoraggiato. Subito esatto. abbiamo esatto. fatto, diciamo. Se è capitato a te che facevo, penso che tutti gli altri facevano la stessa cosa. Invece in altre squadre io ho notato altre situazioni, altre squadre che magari quando sbaglia, questo perché? Perché non c'è l'unione nello spogliatoio, non c'è il gruppo. E poi il polso. Secondo sempre come la vedo io, il polso che deve tenere la squadra è l'allenatore. Certo. E questo non ci sto, su questo. E su questo punto di non vista ci sono problemi, Samuel quindi. C'ha tutto il carisma per poterlo fare. Poi non ci facciamo troppo complimenti perché sennò infatti saliamo troppo. Appunto, sì, non ci possiamo fare complimenti, io lo stuzzico sempre, però lui ormai si è abituato a prendere vie fuori. Ma lui nelle zone di Militello sta bene. Sì, ma sta bene quando verrà a allenare il Caltagirone. Potrebbe essere un domani allenatore del Caltagirone. Noi glielo auguriamo perché stiamo cercando di portarcelo qui a Caltagirone, perché uno come lui, guarda, secondo il mio punto di vista nulla togliere agli attuali allenatori delle Aquile Calatine, nulla togliere. Ci mancherebbe. Ma io Samuel lo metterei lì. Certo, perché lui potrebbe avere magari piantato. Io non voglio, scusami Salvo, prego. Non voglio offendere al Toto Ausilio, nulla togliere ai due allenatori che sono anche due allenatori che stanno facendo la loro strada. Ma posso dire solamente una cosa, che un Samuel Buoncompagno, se era nelle Aquile Calatine, secondo me avevano qualche 10 punti. Allora conviene quello che sto dicendo io. Sì. Senza offesa, non voglio offendere nulla offendere gli altri allenatori perché Totò e Totò Ausilio hanno fatto la storia del calcio senza dubbio, non stanno nascendo ora come giocatori. Sono punti di vista che uno ha, giusto? Io penso che un allenatore deve fare l'allenatore, non deve fare il giocatore. Io la penso così. Poi certo, sono punti di vista, magari sai, ci sono alcuni che fanno pure il giocatore allenatore, sono benissimo. Io, ci sono punti di vista, certo, che scusami se che possono capitare. Certo, io se avrei avuto il piacere e l'onore di avere Samuel a Caltagirone. Certo, avuto Samuel. Ma siccome non sono né il presidente né il direttore sportivo, sono un semplice simpatizzante sportivo che segue le Aquile Calatine, certo, quindi. Cioè nulla, ma il terreno pure Giacomo Messina, cioè per altre situazioni, altre la cose. Nella... Cioè, per altre cose, però siccome voglio dire a Samuel io gli farei la testa così tanto fin quando gli farei rimettere di nuovo le scarpette. Cioè, no, li può riprendere, ma non quelle che c'ha ora. Non li può riprendere a tanti fan. Lui le ha prese al chiodo. Io ci direi, Samuel. Ma è anche giusto così. Se perché uno... io mi lamento di voi, ragazzi. Io mi lamento di voi, Samuel. Può giocare. È cannato. Ma perché non lo stuzzicate e fargliela fare qualche 5 minuti? Magari ci devi mister, esco io e giocato 5 minuti. No, litighiamo a volte sugli allenamenti quando facciamo il calcio tennis. C'è il mio carissimo collega Angelo Scirè, il nostro attaccante Angelo Scirè. Ah, addirittura abbiamo scoperto sta cosa, non la sapevamo ora. Sì. No, al calcio tennis partecipa. Ma dai, è molto categorico. Ha detto no
Però guarda, se io fossi nella dirigenza, certo, fosse io ci farei la testa. Ma abbiamo fatto la proposta comunque, abbiamo fatto la proposta. Ma no, la proposta non significa che lo dovete stressare. Però dico, sai qual è la verità invece? Che poi lui, giustamente dalla sua esperienza, sa già benissimo che un allenatore giocatore non funziona, perché aspetta, dalla panchina sì, vede meglio. Allora abbiamo finito di parlare, perciò io sto facendo come quello. E vabbè, però devi mettere che giustamente già ha dato lui calcisticamente. Sicuramente, ma ormai allora c'ha 38 anni, ragazzi. C'è Nicola Polessi che gioca con lui, c'ha 46 anni. E se tu lo vedi, per quello che lo posso dire, perché è stato sempre il mio idolo, Nicola Polessi. Mister domenica convocato. Lo convochiamo, no, cioè, ancora 46 anni, ancora gioca, ecco, ti stanno cominciando. Però a parte, facciamo il discorso per concludere questo discorso, e dico, per gli allenatori, secondo te, Francesco, dico, parliamo sempre di Samuel a Caltagirone, però un allenatore, per esempio, come lui, un domani ci potrebbe allenare il Caltagirone, secondo me c'è quello stile, non è che al Militello lui in qualsiasi piazza va, ci mette sempre il cuore, perché lo sa ma fare sicuramente, però dico, secondo te, nella propria città, c'è quello stimolo in più? Secondo me sì. Perché è giusto, attenzione, è un po' cannato a giocare nel Militello, c'è quello stimolo. Ma lui sta facendo il suo, la sua professione, la sta esercitando bene pure a Militello, perché però, come però, se giocasse però. È una sua professione. Certo che vuoi, non lascia mai. Però nella propria città io penso che... Ma ancora di più, se a Militello da 101 a Caltagirone potrebbe dare 110. Quando giocava nel Caltagirone, nell'Aquila Caltagirone in eccellenza, me lo ricordo pure benissimo, quando abbiamo vinto la partita 3-0, se non vado errato, con la Leonzi, e lui ha segnato due gol. Sì. Con la Leonzi, e mi ricordo sei vista la Green, infatti discutiamo questo anche con il papà di Samuel, che siamo amici, e quindi dico sì, anche lui dice, lui in altri campi gioca sempre bene, però quando c'è la propria città c'è quella grinda, Samuel non lo puoi nascondere, mi dispiace. Ma senza... è normale, lui è una cosa normale, ecco, è inconscia. Salvo è inconscia Samuel, Salvo. Non... scusami, lui non lo dirà mai, non lo ammetterà, non lo dirà mai. Ma qua potremmo stare fino a mezzanotte, ma secondo allora tu non possiamo farglielo strapolare, tu lo conosci molto meglio di me, io che lo sto conoscendo, secondo me no non possiamo estrapolare niente. Deve avere una cosa, se il mister come maniera per il girone a Militello ci pizza le pinne. No, vabbè, quale motivo? Io penso che se avessimo no io avrei certo la battuta. Guarda, di Salvo Cannavo, io guarda, farei una scommessa Salvo Cannavo, ma nel caso in cui si verificasse quello che stai spiritoso, dicendo spiritoso Samuel, e io personalmente lo farei giocare, certo. Mi stiamo ipotizzando. Con Militello, contro il Militello. E mi fa il gol. E sai com'è? La dovresti marcare tu a lui. No, ma allora al posto di fare presidente, lo stop, al posto di fare il marcatore, perché lui in difesa. No, ma cioè, non è la certo, sì, no, veramente. Se io me l'ho seguito pure se in altri campionati. Poi c'ha stato... l'altezza. E... certo, ha giocato pure, ha avuto anche ottimi allenatori anche nel passato. Ha avuto delle ottime doti. Doti pure allenatore, poi ha giocato sempre. Mi ricordo ha giocato benissimo con Len, quindi pure ha fatto un bel cambiato con Len in eccellenza. Quindi vabbè, comunque lo lasciamo un po' respirare, sennò Samuel non verrà più qui. E, va bene. Ma ce lo possiamo perdere. Meno male che questa trasmissione è allegra, così ringraziamo quei due amici simpaticissimi di Militello, che sono, oltre ad essere due bravi calciatori, sono molto simpatici, quindi doppie grazie sia a Medulla che a Canale. Ci sta dando veramente una simpatia a questo salotto sportivo, perché se non ridiamo, non sdrammatizziamo. Ora lasciamo perdere lo 0-0 ieri, ma i ragazzi stanno facendo un campionato meraviglioso, questo credo che a Militello saranno tutti contenti. Io se ero tifoso del Militello sarei stato felicissimo, indipendentemente dal risultato di ieri, che l'amarezza poi deve scomparire dopo la partita, però stanno facendo un campionato meraviglioso e non c'è niente da dire. E quindi salutiamo il presidente Gambera, che c'è stato, speriamo di averlo prossimamente. Io sono veramente legatissimo agli amici di Militello, basta che li battiamo noi a Militello, poi gli auguro di salire. Mi sembra di sì. Molto umano, Cannata, dice, sì. Mi sembra di sì. Ma mi vogliono bene loro sicuramente, a Militello mi vogliono bene, credo, vero? Mi vogliono bene a Militello, sì. Io, cioè, no, questo non quindi posso venire tranquillo a Militello. Tranquillissimo. Salvo sicuramente... Io posso stare tranquillo a Militello. Ma tutti potete stare tranquilli. Sto scherzando. Sarà una partita difficile, però sicuramente sarà una guerra calcistica, questo te lo posso dire oggi. Però altri ne 15. Io penso una cosa, però Salvo, al di là di tutto, questa è una cosa che me la concedi, facciamo le battute perché mi sto conoscendo, quindi me lo posso permettere. No, io credo che quella partita deve essere una partita agonisticamente valida, bella, però al triplice fischio finale ci dobbiamo tutti quanti accarezzare. Qualsiasi risultato venga, io credo che sia giocatore dell'Aquila Gratia che tifosi, cose dobbiamo essere tutti questo in sintonia, perché quella è la cosa più importante. Salvo, scusa, questo me lo devi concedere. Sì, te lo concedo, perché anche vero è una cosa, io
ci abbracceremo tutti al termine della partita. Lo posso dire apertamente. Io poi ci vogliamo bene, quindi non ci sono problemi. Con il Caltagirone ho avuto Marco Lanza che ha giocato con noi. Ma poi ci vogliamo bene tutti i militi delle cose, quindi non abbiamo nessun problema. Ce ne diamo tanti. È giusto, Medulla. Con Totò Ausilio ci massacriamo sempre, ma a fine partita. Penso, ma è giusto che poi alla fine la però, di mano ci deve essere. Da bravi ragazzi, calciatori quali siete. Questo sì. Comunque, Samuel Bongomagno, devo dire una cosa, scusami. Dicevi? Volevi intervenire sul fatto di Militello? No, dico, lasciamo perdere ancora Aquile, Caltagirone, ancora, pensiamo a Vineri di domenica. Poi quando verrà, il momento pensaggi. Ma capace che con quella partita magari i giochi saranno pure fatti, quindi potrebbe anche capitare. È vero che Salvo domenica, scusami, e poi ti lascio la parola, è vero che domenica viene di Neri, che è una partita molto più difficile. Ma io la vedo abbordabile per voi. Abbordabile, secondo partita abbordabile non ce ne sarà più. Secondo me il Militello vincerà facilmente domenica. Se il campionato fosse iniziato a gennaio, di Neri sarebbe il primo. Sì, però. Io non lo so, io secondo me la vincerete tranquillamente la partita, credo. No, mi sbaglio, perché il Neri ha fatto molto di progressi, ma già mi è piaciuta l'andata. Siamo andati a vincere la 2-1, mi ricordo, in formazione rimaneggiatissima, perché questione lavorativa, purtroppo la categoria ti porta anche a queste cose. Però cioè, giocano bene, li ho visti bene, e in più si sono rinforzati a dicembre, quindi hanno fatto tutta una serie di risultati positivi. Cioè, ti ripeto, in questo momento sarebbero i primi in classifica se fosse iniziato a gennaio il campionato, quindi è un'ottima squadra ed è un'altra bella gatta da pelare. Sì, volevo dire solo un'altra cosa, praticamente, da come diceva Salvo, praticamente ci state aspettando. No, aspettare, no, ci state aspettando, ma è perché giusto. Sembra un derby, esatto. È un derby, quindi ma qua stiamo drammatizzando. Parliamo di derby, una squadra che fa un derby, c'è una partita come questa, Aquila e Militello, se ci troviamo a 34-34, poi scusami Salvo, se mi permette di dire una cosa, non è questa una, non pecco di presunzione, non sono un presuntuoso e non lo sarei mai nel modo più assoluto, però dico, per Militello giocare col Caltagirone, no, ma ripeto, non me ne voglio. Sembra una città, tu sei una persona, un ragazzo, oltre a essere un giocatore, sei un ragazzo intelligente, quindi mi capisco. Una storia ce l'ha avuto, però permettimi, non si può paragonare la storia del Caltagirone al Militello calcisticamente, sì, attenzione. Non voglio paragonare io. È come paragonare il Caltagirone col Gela. Cioè non, perché il Caltagirone è stato in quarta serie, ha fatto la Serie C, io non ero ancora nato, sì, ma il Caltagirone mi sono documentato, il Caltagirone siamo. Ha giocato con il Bari, con la Cavese, con la Casertana, con però la Rellino, però io ormai il passato non lo vedo sì, più, sì, no, sto dicendo, vedo il presente, sì, per sì, me ormai il Caltagirone, anzi sì, no, non il Caltagirone, le Aquile, però che rappresenta la città di Caltagirone è San Michele, sì, no, ma, però Salvo fa parte di una prima no, non mi frenendo questa battuta, tu sei una persona intelligentissima, quindi ci mancherebbe. Faccio una battuta, a me premetto che il calcio è una cosa, il paese è un'altra cosa. Io sto facendo una Militello, a me sinceramente, quello lasciamo perdere ora il calcio, eh? A me è un paese, una cittadina simpatica, una città poi molto barocca, quindi vuoi come Militello, ma come anche Caltagirone fa parte del barocco, quindi ci mancherebbe, anzi è da visitare, è simpaticissima poi come ambiente. Io sto dicendo, a livello calcistico è bello per Militello giocare col Caltagirone, fa onore anzi al Militello, nel senso che per essere la stessa categoria fa onore alla città di Militello. Sarà un bel derby. Può essere poi in testa alla classe, sarà un bel derby. E Stefano, come tu che sei di Caltagirone, ovviamente tifferai per le Aquile, anche se giochi a Gela, dici in questo momento, cioè, a me non mi interessa, però no. Però dico, sempre tu sei di Caltagirone, quindi è normale che ti faccia piacere. Ci fa piacere a Stefano che la squadra andrà giusta. Stefano, io stavo notando questo, se tu vedevi mister Samuel Buoncompagni, appena detto io tifferò Aquile Calatine, Aquile Calatine. Porca miseria, ha fatto uno sguardo. Ma scusami, ma Stefano è di Caltagirone. Anche Samuel è di Caltagirone. Ma Samuel, siccome in questo momento sta allenando il Militello, è giusto che deve lavorare al Militello. Però Stefano Giarratana è in questo momento è giusto che tifi per le Aquile, quindi buon compagno, anche se si secca non ci sono problemi. Sì, volevo fare l'altra seconda domanda che mi ha interrotto Salvo Cannata, il capitano del Militello. Sì, volevo dire, tu come la vedi questo scontro di domenica d'Agata Latine? Ecco, bravissimo. Sicuramente io già dentro di me sotto la tua risposta qual è? Però secondo te come la vedi? Allora io già dal tuo sguardo sono sicuro che dirai. Sono confuso su questo risultato, perché? Perché il Dagata doveva uccidere il campionato. Però è anche vero, i risultati ultimamente sta facendo delle sconfitte inaspettate. Io un pareggio.
Io sarei contento di essere da come lo stai dicendo, non mi sembri troppo convinto. No, però ti posso dire una cosa: io che vedo il Daga da favorito. Io metterei la devo firma essere onestamente. Esatto. Io questo volevo sentirmi dire da tua devo essere onestamente sì. Te lo dico chiaramente. No, volevo sentire questo. Il Daga te lo vedo favorito, ma non perché, perché è vero, prima o poi si deve sbloccare. Uno viene da partite negative, ma prima o poi si deve sbloccare. Ma anche perché il Daga si è fatto prendere già 8 punti di cioè era già. Io ero sicurissimo, figurati che c'è stato, e lo ripeto, lo ribadisco, un nostro dirigente del Caltagirone era sicuro e convintissimo che quest'anno chi avrebbe ucciso il campionato di prima categoria era il Daga. Vabbè, lo possiamo dire, Massimo Parisi questo ne ha parlato io sempre. Io non voglio fare, non voglio fare nomi, chi ha da orecchie da capire. Massimo sì, non lo diceva sì, l'ha detto sempre. Massimo, diciamo, l'ha detto sempre. Cioè io non lo voglio, perché Massimo giustamente ha detto, ora, voglio dire, i ragazzi sono lì, ma siamo tutti lì, noi abbiamo avuto, giochiamo, quindi... noi abbiamo avuto quei ragazzi tipo Peppino Annaro e altri ragazzi che giustamente dice ormai siamo lì e ce la giochiamo. Se eravamo Mario Parisi, vabbè, ma è anche vero che stiamo parlando di un Massimo Parisi, un cervellone, ah, voglia, ma la... di un... no, stiamo parlando di una persona che di calcio ne capisce, ah, ma però sto nulla dicendo... togliere, nulla togliere a nessuno, no, 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 però sto dicendo questo, nessuno. Però dico io a proposito di Parigi, infatti è l'unica squadra, questo è un dato da rilevante, ho notato che le Aquile Calatine è l'unica squadra, la nostra squadra è l'unica squadra che ha pareggiato solo col Militello 1-1 e poi non ha fatto nessun pareggio. È incredibile. Però io voglio aprire secondo una parentesi. Mai, secondo te, come mai una squadra che non riesce a fare un punto? Io voglio aprire una parentesi. Il Dakar sarà la favorita domenica. È anche vero perché, ti dico anche il motivo perché. Perché io le Aquile Calatine fuori casa, una squadra che si trova seconda o terza, va perde quando ho perso col Mister Bianco 5-1. Sì. Non capisco il motivo, una squadra certo. Che è seconda, terza, prima va fuori casa e la vedo totalmente diversa. Ecco, c'è questa metamorfosi. C'è questa pecca che ancora mai in casa, non ha saputo gestire. Tu dici anche... questo, cioè, come mai in casa? In casa è fuori casa, un'altra squadra. È fuori casa. Totalmente un'altra squadra, però non lo so. Quindi potrebbe essere l'occasione giusta domenica, io spero, ci metterei la firma quello che dicevi tu, un pareggio a Catania con il Dakar potrebbe essere un buon risultato per le Aquile Catania. Cioè, sarei io contento parlo di salvo di un pareggio. Per un pareggio perché se noi vincessimo domenica. Io parlo quindi, di un pareggio come tifoso. Però secondo me il Dakar è il favorito. Allora io per quanto mi riguarda mi voglio sbilanciare. Tu come la vedi domenica, no, Francesco? Per quanto mi riguarda, sarà difficile, starò azzardando a quello che sto dicendo, però per me no, non mi dire che non mi c'è dire. La vittoria. Ma speriamo, magari, no, magari. No, no, no. Vabbè, data, è scusami, data 16. Salvo. Ma non solo perché... Magari. Salvo. Secondo me si riesce in bordo il suo gioco di Caltagirone, ha gente che sa giocare a pallone, ha fatto eccellenza, promozione, senza dubbio, non dovrebbero avere... Ma secondo me. Ah, senza dubbio, perché manca sul piano di vista agonistico il Caltagirone... li vedo buoni ragazzi, io lo so che poi a voi, voi vorreste che il Caltagirone lì andrebbe a perdere, faremmo favore a voi, se non è Pozzaese per voi, per me no, giustamente. Cioè scusami il dialetto calatino, no vabbè, ti capisco, non... cioè io che sono calatino giusto, è normale, salvo io ti fa con la mia squadra, è una cosa attenzione nulla, e poi quando ci incontriamo con voi o che non venga allo stadio. No, ti invito da capitano, ti invito. Ti ringrazio. Però comunque a parte ma siccome non posso, perché c'è Salvo che la domenica mi stressa, devo seguire sempre lui. Ecco, bravissimo. E sto dicendo, dico, però pensando alla partita di domenica, io la vedo, certo è una partita difficile, anche perché il Dakar deve, se ha questa intenzione dopo questo calo di due punti in quattro partite, se deve rientrare nuovamente prepotentemente, il Dakar ovviamente è costretto alla vittoria, quindi sarà una partita veramente difficile. Noi purtroppo concordo con quello che diceva Salvo Cannata, io mi dispiace da tifoso, questo ho notato anch'io questo, che le Aquile Calatine tutta la maggior parte dei punti l'abbiamo fatto solo Alpino Buongiorno, cioè, levandoci una sconfitta quello con l'NB all'andata, appunto è la squadra che gioca molto a pallone, siccome è una squadra molto, allora, come non me ne voglio altri avversari, però è la squadra nostra, le Aquile Calatine è una squadra che sa giocare a calcio e fa giocare a calcio, infatti abbiamo avuto sempre complimenti da tutte le dirigenti, anche quelli del Priolo, nonostante la sconfitta all'andata, perché siamo una squadra che fa giocare il calcio. Io sono sicuro che la squadra, questa nostra squadra, andrebbe a prendere più punti fuori casa in promozione che in prima categoria, però Salvo scusa, perché giochiamo a calcio, quindi una sappiamo, una squadra che deve vincere i campionati deve fare punti fuori, certo, questo sì è vero, certo, su questo è matematica, bravi, certo. Fai una squadra che lotta per vincere il campionato deve fare una punti. Una squadra che deve vincere il campionato deve fare i colpi anche in trasferta. Però questo sono d'accordissimo. Noi Militello abbiamo vinto a Priolo. Infatti ho visto che avete vinto. Campo difficile. Campo difficilissimo. No, lo so, hai abbiamo ragione. Vinto qua con il Caramineo. Concordo. Campo difficilissimo. E però
riuscito a fare, non so, certo, bisogna fare pure, ora vorrebbe essere il caso di, avete vinto pure ad Augusta col Megara all'andata, ad Augusta all'andata un colpo, 2-1, un colpo importante, 2-1, no? Con il Lineri all'andata, quindi Lineri, voglio dire, i punti l'avete fatto pure fuori, cioè, dovrebbe essere voglia quelle gradine che dovremmo fare in questi scontri diretti, almeno un colpo per dimostrare, certo, di vincere anche fuori casa, hanno la possibilità, hanno le capacità e ovviamente certo debbono fare qualcosina anche fuori casa, non solo a casa che è una cassaforte, meno male che tutte le partite in casa sono state, allora, tutte, esatto, vinte. Ti dico una cosa e poi magari ne parliamo quando è ad aprile, se domenica, il 20 marzo, Medulla, già domenica le Aquile battono D'Agata, speriamo, sono le favorite per vincere il campionato. Ti posso onestamente, se me ne vado contro me stesso, è un prosti che secondo me, perché poi giustamente alla fine io ci ho provato e forse ci sono riuscito a farti dire questo, io volevo sentirti, sto dire dicendo questo, Francesco, io spero, non ho niente contro le Aquile, cioè, non ho niente, stiamo parlando, io tiro il mio, allora bravo, mi tiro, ma è giusto che ognuno tiri acqua al proprio mulino, è giusto. Tu sei di Militello, ma che tendenza della guerra? È normale, ognuno guida per la propria squadra, ci mancherebbe. Tu domenica pensi alla partita, forza D'Agata, sicuro, al 1000%. però. No. Noi domenica pensiamo alla nostra. Io domenica penso, pensiamo alla nostra. Voi quando vi sta il mister indelicato, lo chiamo io. Mi sta ammaestrando bene. Il vostro mister vi sta facendo una lezione. Io da tifoso ovviamente spero per la vittoria della nostra squadra, però se devo essere realista, certo è difficile, la gara di domenica è veramente molto molto difficile, quindi credo che magari, certo, leggermente è favorito, concordo con Salvo Canata, sulla carta dovrebbe essere leggermente favorito o favorito il D'Agata che gioca in casa. Io spero anche in un pareggio, la vittoria sarebbe troppo bella, però due pareggi, però potrebbe essere un bel pareggio per noi, speriamo. Militello, Lineri, pareggio e D'Agata, si intrecciano queste cose, comunque davanti al mister non dire queste cose. Ci avviamo alla conclusione, io voglio ovviamente dire innanzitutto, dire questa cosa, che abbiamo non solo parlato di calcio ma anche un po' scherzato, abbiamo sdrammatizzato, ma gli ospiti ce lo permettevano, quindi se c'è stata qualcosa, qualche battuta, l'abbiamo fatta con sinceramente, Medulla e Cannata sono stati simpaticissimi e quindi speriamo di riaverli nel proseguo di questo campionato. Il 21 marzo sono qua, ecco, bravissimo Salvo. quindi Salvo, segna di stare io voglio, però voglio qualcuno del campionato, io voglio concludere, però Salvo Canato mi stuzzica, e Salvo, a questo punto io mi scusate, Salvo, voglio qualcuno del campionato, sicuramente ci devi provare a vedere Salvo, lui si occupa di questo, voglio Totò Ausilio qua, allora facciamo una cosa, io spero con tutto il cuore di che ovviamente andiamo a vincere a Militello e ovviamente io sarei felicissimo a condurre questa trasmissione, però se non dovessimo vincere a Militello, attenzione, io perché mi chiamo Salvo Di Martino, quindi lo faccio sinceramente, se non dovessimo vincere a Militello e perdere a Militello, io sono sempre qui col sorriso a parlare di calcio, di sport, non sarei così stupido a essere triste. Allora io ti dico una cosa, vuol dire che saliamo con i playoff, non ci sono problemi, però se vinciamo a Militello o vinciamo, perdiamo, bravissimo, ma così una bella personalità. Ma questo è bravissimo, ti fa onore, bravissimo Salvo Canato, quindi ricorda di star data il 21 marzo, già Cannato e Salvo Canato, tranne motivi lavorativi, perché faccio il turnista, tu metti di mi posso organizzare l'ora, giustamente, perfetto, ti organizzi, però faccio una proposta, ora facciamo così, che la facciamo forte, sto sparando una cosa, tenetevi forte, la sparo grossa ora, quindi buon comando, come al solito, pure tu preparati. Praticamente facciamo una cosa, se dovessi vincere, io gioco ogni tanto, se dovessi vincere una grande somma e diventare un super miliardario, eventualmente mi prendo il caltagirone, io farò una scelta, se mi accorgo in quella partita che qualcuno ha giocato, non si è impegnato troppo, me lo prendo e gli faccio un contratto stellare. Quindi se vedo Cannata che magari quella partita è un po' affaticata, un po' stanco, io andrò a prendere, gli faccio un contratto stratosferico. Non lo accetterò perché la partita sarà un e quindi non sarà, ecco, quindi sicuramente non si impegnerà troppo, la stessa cosa per Medulla, va bene, siete già contattati, se divento il presidente vi faccio il contrattino, quello stratosferico, Salvo, va bene? Scusami, è a buon compagno, a buon compagno, poi non lo so, lui non me lo prendo. Non me lo prendo Sam Boncomani, perché sono sicuro che farà il pazzo là in quella partita, si metterà a gridare in banchina, quindi non lo posso contrattare, mi dispiace. Comunque sarà un cambiato fino all'ultimo giorno. Prenderò un altro allenatore. Comunque abbiamo scherzato anche troppo. Io ora vado a ringraziare gli ospiti e ti ringraziamo Salvo Cannata. Grazie a voi per l'invito, Medulla. Grazie per aver accettato l'invito e vi ringrazio.
perché non solo siete bravi come calciatori, ma vi ringrazio con tutto il cuore, e questo sinceramente perché oltre a venire alla trasmissione siete stati bravi a scherzare con noi. Scusami se ti dico l'ultima cosa. Quindi, quello che voglio dire per il giorno 20, e lui sta pensando se dal giorno 20 è lui che mi quello che interessa è che vince lo sport. Bravissimo, poi, bravissimo. Questo è, condividiamo, questo è sicuro. Quindi salutiamo anzi il presidente Gambera, simpaticissimo anche lui. Quindi basta che fai vincere Mietello, lo voglio bene di più. E poi un grazie veramente di cuore al mister Boncompagni. Ho saputo, ci sono notizie, giro la voce, che il prossimo anno potresti andare in qualche squadra di eccellenza, ho saputo. C'è qualcuno che ti sta osservando. Ma che, a vederli la partita? No, allenatore, allenatore di eccellenza. Non so, c'è qualcuno già che ti sta osservando. Io non ti posso dire anche il nome, magari poi glielo diciamo a telecamere spediose. Glielo diciamo ma lui se lo immagina, immagino che sta venendo a Militello in queste domeniche, però non glielo posso dire chi è. E poi ringrazio Stefano Giaradana, a lui veramente bravissimo Stefano, io ho una stima particolare per il grande Stefano, che è simpaticissimo, un bravissimo ragazzo, che quando gioca con qualsiasi squadra veramente dà il massimo, e la serietà, mi hanno detto veramente la massima serietà che ha durante gli allenamenti, bravissimo Stefano, e ti ringrazio, e speriamo di averti sempre le prossime, così ci parlerai, speriamo, dei playoff dell'Atletico Gela. Si spera in positivo. Saluto, grazie per il tuo intervento, abbiamo scherzato magari troppo. Posso concludere con una un'altra battuta, basta che non è del 20 marzo. Non è del 20 marzo. No, assolutissimamente. Perché sennò qua la cosa io volevo salutare gli amici, mi accodo a quello che hai detto tu per quanto riguarda che sono stati allo scherzo, sono ragazzi in gamba, gli auguro di andare avanti sempre per la loro strada e per andare che arrivino dopo le Aquile Calatine. in bocca al lupo salvo, grazie, ai due salvi. Buonasera mister. Buonasera, quindi noi volevo salutare sempre e poi tu. Prima dei saluti, visto io ho fatto un grave autogol. Meno male che non gioco in nessuna squadra, se no avrei rovinato qualcuno. E io devo dare prima la linea a Molli per i saluti, poi ritorniamo qui, faccio l'ultima battuta. L'ultima battuta stuzzicante e poi chiudiamo la trasmissione. Quindi la linea a te Molli per i saluti. Bene, salvo, siamo giunti ai saluti, ovviamente io ricordo l'indirizzo mail per poter interagire con te durante la trasmissione, noedisport66@tiscali.it, ovviamente mail che dà la possibilità pure di partecipare alle associazioni sportive. Per oggi è tutto, io ti aspetto lunedì, sempre con Lunedì Sport, il collegamento con Studio 2, ciao salvo. Ok, grazie per i tuoi saluti sempre stupendi che ci fai, questo salotto stasera spiritoso, io stasera mi sento più allegro, mi hanno fatto diventare ancora più allegro stasera qui. Mi sto sentendo, non so, stasera un po' particolare. Sì, meno male che sono, li invitiamo ogni lunedì. Sicuramente, sicuramente. Quindi allora li ringrazio, salutiamo a tutti e noi ci vedremo allora, non so, Salvo Canata, quando? Dopo il 20 oppure magari prima? Anche prima, dai. Ci vediamo. Vediamo com'è la situazione della classifica. Vediamo domenica com'è la situazione. Sono sicuro che domenica prenderete i 3 punti. E speriamo che vigliassimo pure noi i 3 punti. Comunque, ma sicuramente. Comunque, allora, una buona serata a tutti. Io ringrazio Stefano Giaradana, Medulla e Canata del Militello, Francesco Corvo. Buonasera a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo per commentare la giornata di fuoco di prima categoria Girone F. Buonasera a tutti. Buonasera.